Ciao, sono Guido di Artepiana e oggi in diretta dal nostro showroom ti voglio far vedere come andiamo a realizzare un pavimento in resina. Per prima cosa, devi sapere che le resine possono essere applicate su qualsiasi superficie. Possiamo applicarla sul marmo, possiamo applicarla sul gres porcellanato, sul cemento, in alcuni casi anche sul legno, anche se sul parquet in modo particolare io lo sconsiglio. Per quale ragione? Perché il parquet fa dei micromovimenti, si assesta con il caldo, con il freddo, quindi questi micromovimenti nel tempo potrebbero andare a danneggiare la nostra resina. Quindi, nel caso in cui avessi un parquet sul quale volessi andare a mettere una resina, sappi che quello è l'unico caso in cui io ti consiglierò di toglierlo, rifare bene un massetto e poi andare ad applicare una resina. In tutti gli altri casi, qualora tu avessi un gres porcellanato, qualora avessi un marmo o un pavimento di qualsiasi altra natura che non sia legno, sappi che la resina può essere applicata sopra con la massima tranquillità e serenità. La resistenza meccanica, la resistenza agli urti, la colorazione non cambieranno. Adesso voglio farti vedere come andiamo a realizzare un pavimento in resina e quali sono le procedure che facciamo a casa tua nel caso in cui ci chiamassi a venire a fare un pavimento. Noi abbiamo il nostro vecchio pavimento e la prima cosa che facciamo è quella di andare a valutare la condizione, se il pavimento è resistente. Si busta sulla superficie, se suona piena non c'è nulla da fare, si può andare a mettere la resina. Se in alcuni punti dovesse suonare a vuoto, allora è consigliabile andare a rompere quel punto, mettere un cemento a pronta presa e poi procedere con l'applicazione della resina. Per quanto riguarda le fughe, occorre avere un minimo di attenzione. Perché? Perché la fuga può continuare a leggersi su tutta la superficie qualora non venisse stuccata per bene. Quindi, quello che consigliamo, quello che facciamo noi, è andare a stuccare la fuga con del materiale cementizio o con la stessa resina, in modo tale che si vada a riempire e si vada a creare una superficie omogenea e uniforme. Poi si procede con la carteggiatura del pavimento. L'andiamo a carteggiare, a graffiare con dei dischi di diamante per evitare che la resina possa aderire in modo sbagliato. Quindi andando a creare un grip con questa carteggiatura, la resina e il primer aderiranno nel modo migliore alla nostra superficie. Questa è un'operazione che io consiglio di fare sempre, anche su pavimenti in marmo che possono essere poco lucidi. Sulla ceramica o sulle piastrelle ovviamente è indispensabile, ma fatelo sempre perché è la cosa migliore. Dopodiché si applica il montaggio della rete. La rete anche è fondamentale. In realtà questo aspetto varia a seconda del ciclo di lavorazione che viene fatto. Non tutti i cicli di lavorazione richiedono il montaggio della rete. Nel caso specifico, però, questo ciclo, che è il ciclo di Naiichi materica, lo richiede. Quindi, cosa succede? Si va a carteggiare, abbiamo stuccato le fughe, andiamo a carteggiare il pavimento, mettiamo un primer, che è questo qui, che serve per fare da ponte di adesione tra la piastrella e la resina. E contemporaneamente andiamo a mettere anche la nostra bella rete. La rete servirà per dare una resistenza meccanica alla resina. Una volta che ho fatto queste operazioni, procederò con l'applicazione vera e propria della resina. In questo caso, il ciclo di lavorazione prevede l'applicazione di 3 mani di questa resina, che si chiama materica, e fa da base, fa da supporto a tutta la resina che andremo a mettere successivamente. Una volta che abbiamo messo queste 3 mani e abbiamo carteggiato la superficie, allora arriverà il momento di poter andare a mettere le finiture, le resine di finitura. Il ciclo di Naiichi prevede che possono essere applicate 3 tipi di finitura: materica light, materica extra light o materica soft. La differenza tra l'una e l'altra, poi te la spiegheremo bene quando verrai a trovarci qui allo showroom, è principalmente quella che una è più materica, quindi dà un senso un po' al tatto continua a rimanere un po' più grezza, anche se in realtà è completamente liscia e facilmente pulibile. Le altre invece vanno a togliere questo effetto di matericità e vanno a rendere ancora più liscia e omogenea la superficie. Quindi diciamo che qui è un po' il tuo gusto personale che comanderà su come andare a rifinire il lavoro. Ad ogni modo, dopo che abbiamo applicato le nostre 3 mani, si procede con l'applicazione di una quarta mano, o volendo anche di una quinta e di una sesta mano. Quindi, in conclusione, che cosa è successo? Abbiamo il nostro pavimento, abbiamo controllato che fosse sano, abbiamo stuccato le fughe, messa la rete col primer e poi piano piano abbiamo cominciato il ciclo di lavorazione. Questo ci ha portato ad avere una superficie compatta, omogenea, resistente, resistente al calpestio e garantita. Puoi scegliere qualsiasi tipo di colore, di colorazione, RAL o NCS che sia, noi te lo possiamo fare. E una volta applicato il materiale,
è calpestabile dopo circa 24 ore. Bene, spero di averti spiegato tutto quanto, di essere stato chiaro. Qualora avessi delle domande o dei dubbi, scrivimi nei commenti oppure mandami una mail. E se volessi venire a trovarmi allo showroom, sappi che siamo disponibili su appuntamento. Grazie e ci vediamo la prossima volta. Ciao!